Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella grande chiesa di San Pio da Pietrelcina per raccontarvi qui un fatto che lo stesso Padre Marcellino Iasenzaniro ha voluto riprendere nel suo testo Profilo di un Santo. Qui lui vuole raccontarci quello che accadeva soprattutto con coloro che arrivavano quasi al limite del fanatismo nei confronti di Padre Pio. Quindi a volte Padre Pio lo si vedeva spesso brusco, violento, addirittura al limite della scortesia. No, invece non è così. Chi ha potuto avere familiarità con Padre Pio, scrive Padre Marcellino, sa invece che lui era una persona squisita, piena di attenzione per i confratelli, per i figli spirituali, umile con i superiori. E lo stiamo raccontando, ve lo stiamo raccontando ogni giorno. Certi suoi scatti ed espressioni anche di escandescenza vanno collocati anche in un certo contesto. Padre Cornelio Furlan, un cappuccino della provincia religiosa veneta, scrive: mentre Padre Pio pregava sul matroneo della chiesa di Santa Maria delle Grazie, dal folto del gruppo della gente che si univa alla sua preghiera uscì fuori la voce di una donna: Padre Pio, Padre Pio, voi siete come Dio, voi siete un Dio. A quel punto Padre Pio si alza di scatto dal suo inginocchiatoio che è sul matroneo della chiesetta di Santa Maria delle Grazie e tuonò forte, tant'è vero che riuscirono ad ascoltarlo giù in chiesa: taci, sciagurata, vergognati, Padre Pio è un peccatore come tutti gli altri. Poteva forse Padre Pio far passare espressioni come questa? Assolutamente no. Abbiamo visto anche che in uno dei momenti più difficili e penosi della giornata di Padre Pio era proprio quello del contatto proprio con la folla, quando lasciava il confessionale per poter rientrare quindi all'interno della clausura del convento. Tanti avevano potuto parlargli, scaricarsi proprio il cuore, il loro cuore di ansie, di timori, di tormenti, ricevere così da lui una parola di conforto, di speranza. Tanti però, i più soprattutto, i meno fortunati, aspettavano di poter trarre dal suo passaggio quella briciola di sguardo, di affetto, di benedizione, ecco, quella briciola di bene. Allora poteva succedere di tutto: chi cercava di lanciargli quindi un messaggio, chi sperava di ricevere almeno una benedizione, chi desiderava sfiorare la sua mano, il suo corpo, il suo abito. Quindi così la cura, l'abilità, l'energia dei giovani sacerdoti posti accanto a Padre Pio non bastavano a contenere l'impeto del popolo a lui devoto. E allora Padre Pio purtroppo era costretto a difendere la sua virtù, rifugiandosi nel fare la faccia dura. Quindi era il suo atteggiamento voluto, scelto per andare a demitizzare la sua persona agli occhi del popolo che lo venerava come santo e come così andarsi a premunire contro le tentazioni di superbia. Era un mortificare se stesso più che mortificare gli altri. Lo stesso padre Gabriele Bove da Campobasso racconta: un giorno una donna, volendo vederlo e toccarlo, salì sopra una sedia sulle spalle dei più vicini al passaggio di Padre Pio e, sporgendosi, gli posò risolutamente la mano sul capo. E qui Padre Pio, un gesto violento di ripulsa, gridò forte: sfacciata, fino a questo punto, questo è vero fanatismo.